Buonasera, io sono Tito, il mio codice è 1810, in che cosa posso esserle utile? Salve, salve, mi dica. Posso sapere su quale numero? Perché vedo che mi sta chiamando da un telefono fisso. Abbastanza costosa, visto che sono 51 centesimi al giorno più ne ore 2 di rinnovo. Ho capito. Allora lei più o meno sa le nostre offerte. Possiamo darci del tu. Perfetto, grazie mille. Mi faciliti veramente tanto così. Allora, ripetiamo. Sai già quali offerte abbiamo? Ok. Allora, se hai voglia, ti guiderò in questa scelta. Ok? Così facciamo un bel lavoro. Ok. Allora, prima ovviamente di disattivare la Zero Limit, direi prima di cercare una promozione adatta a te. Così. Beh, facciamo tutto quanto. Allora, ci sono le ricaricabili e ci sono le under 30. Ovviamente tu rientri anche nelle under 30 perché hai meno di 30 anni, quindi. Però io te le dirò tutte le offerte, magari. Esatto, magari trovi un'altra più interessante. So, purtroppo gli SMS ci sono sempre in queste promozioni. È vero, usiamo molto WhatsApp ormai, quindi gli SMS ormai non li usiamo neanche più. Però ci sono, ecco. Questa è la Vodafone Start a 10 euro al mese. Poi abbiamo la Vodafone Digital che sono 15 euro al mese e ti danno 400 minuti, 100 SMS, 2 giga e con un'aggiunta di 5 euro, quindi per un totale di 20, fino a coprire il costo potrai avere un Huawei P9 Lite più 2 giga all'interno. Non so se la cosa può interessarti. Esattamente, quindi non andrai a pagare 15, ma 20 euro. Però se hai già un telefono comunque. In streaming quanto vorrai e in più abbiamo la stessa cosa del telefono della Vodafone Digital, quindi 5 ore in più al mese, quindi sarebbero sì 23 euro. Standard, nel senso che non sono personalizzabili, c'è cioè la promozione è questa.
questa. Esatto, non si può togliere. Abbiamo ancora le Under 30, quindi magari potrebbero essere più interessanti. Allora, invece per le Under 30 c'è la Vodafone Shake e sono 12 euro al mese e ti daranno 3 giga, 300 minuti e 100 SMS. Io adesso non so se posso farti una domanda. Usi molto internet, usi molto di più le chiamate. Internet. Ok, quindi direi che la Vodafone Shake secondo me potrebbe fare al caso tuo. Perché? Con la Vodafone Shake che già costa 12 euro, aggiungendo 1 euro, quindi per un totale di 13, potrai scegliere un'altra opzione. E sono 5 le opzioni, potrei sceglierne soltanto una. Allora, potrei avere 500 MB in più, quindi 3 GB e 500 MB con 1 euro in più. Oppure puoi avere 2 GB di social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat in 4G. Se no, puoi avere 2 giga di musica in streaming, 100 minuti aggiuntivi o 100 SMS aggiuntivi. Quindi 500 mega su quelli che più interessanti, chiaramente. Abbiamo la Vodafone Junior, non so se tu hai figli. La dico lo stesso, ma comunque erano 500 megabyte, 100 minuti, 50 SMS, la protezione bambino, però a 9 euro al mese, però giustamente se non hai figli della protezione bambino, insomma, non te ne frega niente. Cosa pensi sia più interessante. Allora, tu mi hai detto che usi molto internet, quindi penso che una Vodafone Shake sia più adatta a te. Esatto, aggiungendo 1 euro hai altri 500 megabyte a disposizione. Non fanno schifo, ecco. Ok. Sì, perché nel negozio l'attivazione costa di più. Vado a vedere soltanto quanto credito hai per vedere se possiamo attivarla. Perché in negozio l'attivazione costa 20. Qua da noi costa 16. Quindi è già una bella differenza, ecco. Sì, io qua vedo che è più o meno sui 18 euro. Quindi potremmo attivarla tranquillamente. Posso attivartela io senza nessun problema. Cosa ne pensi? Andiamo a disattivare ovviamente la Zero Limit Smart. Ovviamente ti arriverà un messaggio sul telefono dell'avvenuta disattivazione. Possono essere regalati.
non vorrei disattivarla, puoi semplicemente andare dal nostro sito, ovviamente con il PC perché dal telefono non si può, e potrei disattivarla tranquillamente anche da sola. Ok, arrivato il messaggio di disattivazione. Perfetto, allora partiamo con l'attivazione dei Vodafone Shake, che sono ovviamente 16 euro di attivazione, poi per tutti gli altri mesi pagherai 13 euro. Cosa molto importante, 2 giorni prima o un giorno prima ti arriverà il messaggio del rinnovo. Ovviamente quello che ti consiglio io è di avere sempre i soldi all'interno della ricarica, perché in svariate occasioni, purtroppo non è una cosa che dipende da noi, ma in svariate occasioni se non hai costo giusto, diciamo, se non hai il credito sufficiente, potresti andare sotto credito. Purtroppo non è una cosa che dipende da noi, ma è un problema. Esatto, noi purtroppo da qui possiamo far poco, però la promozione ti prende comunque i soldi, anche se non ce li hai tutti, e ti manda sotto, quindi si dovrebbero fare ulteriori ricariche. Quindi è una cosa molto importante. Ok, allora, la Vodafone Shake è partita insieme anche alla Shake 500 MB. Aspettiamo un attimo che arriva la conferma anche qui da me. È una promozione molto valida. Vedrai che ti troverai molto bene. Il messaggio dovrebbe arrivarti entro 24 ore barra 48, ma dovrebbe arrivarti abbastanza presto e che abbiamo i server un po' intasati. Però comunque stai tranquilla che il messaggio ti arriverà tranquillamente. Ok, direi che è partito tutto quanto, abbiamo terminato. Ti ricordo che nelle prossime 24 ore potresti ricevere una chiamata appunto dalla Vodafone per una valutazione sull'ultima esperienza, quindi in questo caso con me. La valutazione per me è molto importante, si va da 1 a 10, dove 1 è il voto più basso.